Allora, ben ritrovati, secondo giorno di Cannes, come avevo promesso, prima di parlare dei film, perché oggi insomma, sono un paio e non di grandissimo richiamo, seppure uno dei due molto bello, vi volevo un po' aggiornare sulla questione Terry Gilliam, perché poi ieri l'avevo accennata, qualcuno me l'ha chiesto, in questi giorni ci sono stati dei sviluppi. Allora, sapete, Terry Gilliam sono 30 anni, credo, che sta lavorando a questo suo progetto maledetto, diciamo, che è il film su Don Chisciotte, l'uomo che uccise Don Chisciotte, The Man Who Killed Don Quixote. Sapete, no? Se avete anche visto il documentario Lost in La Mancia, che era molto bello, il film ha avuto una quantità di problemi e di disastri impressionante. Finalmente è riuscito a finirlo. Ed è stato selezionato a Cannes come film di chiusura. Cosa è successo? È successo che Paolo Branco, che è il coproduttore, è riuscito a bloccarlo per una questione appunto di soldi, diritti, eccetera. Una questione un po', come dire, giuridicamente che non conosco fino in fondo. Però quello che ho capito è che in realtà Paolo Branco non ci ha proprio messo i soldi, ma ha, come dire, ha dei diritti sul film e siccome questi diritti non si sono risolti a suo favore, soprattutto l'aveva bloccato e quindi Cannes non sapeva davvero se il film poteva essere proiettato o meno, anche perché aveva in mano un giudice, aveva in mano questa pratica, che doveva decidere di chi fossero i diritti e se in base a chi fossero i diritti, il film poteva essere proiettato pubblicamente o meno. E quindi la battaglia è, oltre, Terry Gilliam in realtà non è stato il vero e proprio, cioè non è neanche parte in causa, poveraccio. È stato semplicemente spettatore e vittima anche di questo gioco tra Paolo Branco, che è un produttore portoghese che negli anni ha prodotto tanto grande cinema, però ha anche, come dire, creato un po' terra bruciata intorno a lui, non si fa proprio ben volere dai registi soprattutto e dalle distribuzioni. E lo stesso è il Festival di Cannes, erano le due parti in causa. Tira e molla, ieri in attesa della sentenza, ieri c'è stata la sentenza del giudice, in attesa della sentenza Paolo Branco al Mercato proprio qui a Cannes ha improvvisato una conferenza stampa a Barra Show accusando il Festival di Cannes dicendo che stava facendo un disastro per il cinema eccetera eccetera e cercando di portare acqua al proprio mulino. È decisamente un paracolo Paolo Branco. Nel frattempo, tra l'altro, era corsa la notizia che lo stesso Gilliam avesse avuto un ictus, lo ha tirata l'ha detta 2 giorni fa Nis Matin, un quotidiano appunto di Nizza, e tutti avevano ripreso questa notizia, addirittura un ictus, cioè proprio una roba grave. Ma nessuno aveva avuto delle ulteriori conferme, c'era solo questa fonte. Questo giornale. Questo un po' ha fatto dubitare della veridicità della notizia, che poi nel corso del tempo è stata ridimensionata. Lo stesso Thierry Frémaux, il direttore, diciamo, del festival, ha annunciato che come dire, non era niente di grave. Lo stesso Terry Gilliam poi ha fatto dei tweet dicendo era un malore, è stato un paio di giorni in ospedale, era un malore, non era niente di grave. La vera notizia che ha dato Terry Frémaux poi ovviamente è che il giudice ha dato ragione al Festival di Cannes. Quindi sabato prossimo, l'ultimo giorno, il film sarà proiettato per la stampa il giorno prima, quindi spero di parlarne nel film, nel video di chiusura. Il film ci sarà proiettato e ci sarà anche Terry Gilliam che ha twittato sono vivo, non sono ancora morto e quindi non vedo l'ora di presentare il mio film. Si spera che questa storia sia finita, ho paura, cioè la maledizione è talmente infinita che ho paura anche che vedendo il film gli spettatori si sentano male e muoiano, tipo la fine assoluta di un mondo di John Carpenter nel suo Cigarette Burns, che è uno degli episodi di Masters of Horror. Un'altra cosa di cui che stava girando molto, che però è questa più un gossip divertente, è il rapporto tra Cate Blanchett e Kristen Stewart, che sono tutte e due giurate, e prima durante i photocall e poi durante la presentazione ufficiale al Grand Theatre si sono scambiate, soprattutto Kristen Stewart ha scambiato parecchi sguardi d'intesa. Kristen Stewart, che è esplicitamente omosessuale, è come dire, fa degli avance molto forti, tant'è che si è pensato che hanno distribuito qui un numero
per denunciare le molestie, e qualcuno ha pensato che potesse averne bisogno anche Cate Blanchett. Tra l'altro vi linko sotto un articolo interessante scritto da Maria Laura Ramello per Wired su questo numero di telefono, che è stato molto pubblicizzato qui in Francia a Cannes, sul numero di telefono contro le molestie durante il festival, e che però non funziona molto bene. È un bel pezzo, ve lo linko sotto in descrizione. Detto questo, parliamo dei film, dei due film in concorso, uno egiziano e uno russo. Con l'egiziano Yom Eddin, non mi ricordo il nome, Abi, sono le due, Abu Bi Shawki, mi perdoni chissà l'egiziano sulla pronuncia, racconta il rapporto tra un lebbroso, l'ultimo membro di un lebbrosario, di uno degli ultimi lebbrosari del mondo in Egitto, che esce, va via dalla sua comunità, lui un lebbroso guarito, però che porta addosso a sé i segni della malattia, e un bambino. È una favola, è un film molto piccolo, un film molto fragile, è un film che, se vogliamo, anche debole, che qualcuno si potrà chiedere che senso ha in un concorso. Ma siccome a me di queste divisioni interessa poco, mi viene da dire comunque un film che fa piacere a guardare, che fa stare abbastanza bene lo spettatore, è caldo, è sincero, è una favola che viene raccontata con i toni e con il calore delle favole, che per questo è un film che ha senso in un festival, a prescindere dalle posizioni. Molto bello invece, Leto, che significa estate in russo, di Kirill Serebrennikov. E racconta la storia vera di due rocker russi che hanno suonato negli anni Ottanta, quindi la Russia del disgelo, cioè a cavallo tra la forte repressione per quel tipo di musica e quel tipo di cultura, che veniva considerata americana, inglese, quindi nemica del popolo, e invece il disgelo e quindi l'accettazione, anche la riproposizione di quei codici culturali in una chiave russa. È un film invece molto appassionante, ricostruisce questa epopea, potremmo dire, del rock sovietico degli anni Ottanta, la ricostruisce con sincerità, con l'ingenuità musicale di quegli anni, anche nel modo in cui si rapporta con le canzoni d'Occidente, in cui le rimette in scena attraverso una sorta di videoclip anni 80, ma soprattutto i personaggi, come li racconta, la vicinanza, l'emotività con cui racconta i personaggi e un triangolo amoroso più o meno. È un film in cui c'è dentro quella tenerezza lì, quell'amore, quella voglia di vita lì, ed è per questo che è un film che fa palpitare, soprattutto chi ama un certo tipo di musica, un certo tipo di cultura musicale, un film in cui ci si ritrova qualcosa di forte, qualcosa di vero. E, ci vediamo domani con gli altri film. Ricordo sicuramente c'è il film di Christophe Honoré in concorso, e poi c'è il film di Pawlikowski, di Pavel Pawlikowski. Quindi questi due mi ricordo, ma poi ci sono sicuramente altre cose. Un altro film che invece vi segnalo, però magari ve ne parlo domani, One Day, che è un'opera prima ungherese. Ecco, di quello ve ne parlo domani, perché non c'è più tempo per non fare il video troppo lungo. Ciao!